In occasione del Breitling Day, tenutosi come ricordiamo presso le officine del volo a Milano, inevitabilmente e giustamente, la filiale italiana del marchio elvetico ha giocato un ruolo di primo piano, confermando la grande importanza della partnership tra Breitling e il nostro paese. Per approfondire questo e molti altri argomenti, Racing Time ha incontrato Patrizia Aste, amministratore delegato di Breitling Italia, in particolare per affrontare il tema del forte rilancio impresso a questo marchio. È interessante perché appunto ci ritroviamo esattamente a un anno dal primo incontro di questa nuova rinascita del brand. Ed è bello perché noi traiamo origine dalla nostra storia per poi tracciare la strada per il nostro futuro. Quindi in realtà è un rilancio che parte dal passato, parte dalla nostra storia, si sfogliano proprio i nostri cataloghi e si va a vedere quelli che erano gli orologi anche di grandissimo successo del passato e che magari avevamo dimenticato e che adesso con le nuove collezioni ritroveremo per la gioia, penso, proprio dei collezionisti, perché il fascino del passato in chiave moderna, in chiave assolutamente più dinamica e giovane, dà una completezza al nostro brand veramente importante. Le tematiche ambientali sono entrate a far parte con sempre più peso e spazio nei programmi di Breitling. Tra queste un'attenzione particolare è rivolta alla necessità di liberare gli oceani dall'inquinamento causato dai rifiuti di plastica dispersi nei mari di tutto il mondo. È divertente perché, ed è importante come tema, e nasce proprio da un nostro testimonial. È entrato a far parte della famiglia Breitling di recente, ed è Kelly Slater, che è testimonial della nostra campagna relativa al mare. E conoscendo, approfondendo la personalità di questo importante, il mito dei surfisti, abbiamo visto che lui lavora tantissimo per preservare gli oceani e ha fondato addirittura una sua società per il recupero di tutta la plastica che viene raccolta sui fondali marini e il recupero che dà luogo a proprio abbigliamento, a oggettistica, e noi con questo recupero abbiamo creato i nostri cinturini per un modello in particolare legato al mare, quindi il Super Ocean Outer Known. Tra i protagonisti di questa iniziativa molto interessante è stato il coinvolgimento della sciatrice azzurra Federica Brignone, una grande campionessa che ha mostrato una sensibilità straordinaria nei confronti delle tematiche ambientali. Federica è stata una sorpresa, devo dire, perché è un'appassionata del nostro brand e quindi le fa onore, visto che il nostro brand fino ad oggi è sempre stato rigorosamente maschile, quindi il fatto di avere già Federica appunto vicina al nostro brand ancora prima di iniziare questa apertura, poi, perché a breve avremo anche una collezione proprio dedicata alle donne, è stato un modo per conoscerla, e conoscendola abbiamo visto il suo impegno nei confronti appunto del mare, il suo amore per il mare e il suo impegno, e quindi quando non d'estate, quando non è impegnata nelle gare sciistiche, proprio si impegna in prima persona, soprattutto in un'opera di sensibilizzazione nei confronti dei ragazzi e dei giovani, e su questo noi abbiamo trovato subito un'affinità e quindi penso che saranno tante le cose che andremo a fare insieme, sfruttando il bel sorriso, la pulizia e l'immagine fresca della Federica, che è veramente molto, molto impattante sul ragazzo giovane. Approfittando del Breitling Day, Racing Time non ha perso anche questa volta l'occasione di evidenziare il rapporto storico che lega il marchio Breitling al mondo dei motori, in particolare a nomi storici come Norton, Bentley, e a un pilota straordinario come Tony Cairoli, 9 volte campione del mondo di motocross. È iniziata da poco questa partnership con Norton, che ci fa molto piacere perché appunto avevamo già un'attitudine fortemente motociclista, e quindi vederla concretizzata con un brand importante ci fa veramente tanto piacere. Tony ovviamente è un amico del brand da tanti anni e mi fa piacere che coroniamo sempre nuovi successi con lui, e quindi è veramente un binomio molto stretto e molto sentito. Per ciò che riguarda la casa inglese Bentley, loro sono anche loro storici, dal 2002 che siamo in partnership.
e devo dire quest'anno abbiamo lavorato veramente bene, perché regaliamo a tutti gli appassionati di orologeria un orologio dedicato a Bentley, che è la fine del mondo. Dico solo che il quadrante è realizzato come il cruscotto in radica, quindi assolutamente in legno, è una cosa meravigliosa. Sono 100 anni di Bentley, quindi valeva la pena fare uno studio dedicato a questo nuovo progetto, e devo dire che la realizzazione finale che ho visto oggi per la prima volta è fantastica. E a proposito di motori, Racing Time vi propone ora direttamente l'incontro con Tony Cairoli, uno dei migliori di sempre nel motocross, ancora una volta alla ricerca del 10° titolo mondiale nella categoria MXGP con il team ufficiale KTM Factory. L'avversario da battere anche in questa stagione è l'olandese Jeffrey Herlings, campione iridato in carica. Sicuramente Jeffrey ha fatto un bellissimo campionato l'anno scorso, ha meritato la vittoria. Ovviamente sappiamo dove abbiamo fatto qualche errore, sappiamo dove dobbiamo migliorare e dove quest'anno cercheremo di essere più pronti, ecco, per cercare di stare davanti. È molto importante stare davanti, perché è la cosa principale che ci accomuna un po' a tutti i campioni, ecco, vogliamo sempre arrivare davanti. Poi quando un anno purtroppo succede che fai secondo, insomma, ritorni l'anno dopo a essere ancora più, come si dice, più agguerrito. Quindi contento di questo, cercheremo di lavorare meglio dell'anno scorso, come ho detto, e speriamo di arrivare davanti. Nella storia di Tony Cairoli, la squadra ufficiale KTM ha rivestito un ruolo a dir poco fondamentale, contribuendo alla straordinaria sequela di vittorie del rider siciliano. Si tratta di un rapporto tecnico e sportivo che sembra avere ancora molte pagine da scrivere. KTM è stato, quando Yamaha, insomma, ci ha abbandonato, e siamo riusciti a trovare questa sistemazione in KTM, che era poi tantissimi anni che non vinceva il mondiale, e abbiamo vinto al primo anno subito col 350 KTM nuovo. Qui quest'anno sicuramente ha fatto la storia vincere nella classe 450 con una moto 350 cilindrata. E da lì siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto tantissimi risultati ottimi, e sicuramente il mio obiettivo è quello di continuare con questa squadra finché, insomma, sarò in pista. L'amicizia tra Tony Cairoli e Marchio Breitling è ormai di lunga data, solida e basata su forti passioni comuni. Sono già molti anni che facciamo parte insieme in questa partnership con Breitling, prima per il lancio dell'Emergency, che era questo orologio fantastico, insomma, che ha portato al lancio con noi. E però, ecco, la famiglia sicuramente Breitling è molto sportiva, molto sempre insomma sul pezzo su queste cose, quindi per noi è un piacere essere parte di questa famiglia. Anche lo spirito del volo che hanno loro, insomma, molto forte anche con noi, insomma, passiamo molto tempo, ecco, dalle gare in volo, quindi è una cosa che ci accomuna, l'adrenalina sicuramente, da questo punto di vista sì. Un volo col Breitling Jet Team l'ho fatto, è stata una cosa fantastica sicuramente, spero di rifarlo, avere la possibilità di rifarlo tra qualche anno magari, però è bello, un'esperienza fantastica. Dopo aver fatto il più grande in bocca al lupo a Tony Cairoli per il campionato mondiale MXGP, Racing Time vi saluta e vi rimanda naturalmente all'appuntamento della prossima settimana con Safe Drive Motorsport.